Salve ragazzi, qui è il Grande Mark e oggi siamo di nuovo in una fantastica recensione. Oggi ragazzuoli siamo in una serie, in una recensione di una serie bellissima. Parto subito, ma avete già letto il titolo? Sì, nella nuova serie originale Netflix, La Regina degli Scacchi. Bellissimo, questa serie è veramente bellissima, non bellissimo, ho sbagliato, ma bellissima veramente. Il mio voto comprenderà, parto subito col dire che appunto il mio voto finale sarà ovviamente un po' di meno per delle pecche che personali, cioè che non vanno a distruggere la serie e cose così. Partiamo dal presupposto che questa serie è molto intellettuale, parla per appunto di scacchi, che è un gioco che a me piace molto, anche se non ci so giocare. Ma ho capito qualche regolina in più sugli scacchi grazie a questa serie. La cosa bella è che questa serie, oltre ad essere un po' corta, però ci sta, e che adesso capisco perché è una serie da una stagione sola che inizia col primo episodio e finisce col settimo. Perché sì, questa serie comprende sette episodi, perché è una serie che ha una stagione basta. Sette episodi, ogni episodio ha il nome di una mossa degli scacchi, come, ok, come i pedoni doppiati, forchetta, chiusure, finale, che ovviamente sono appunto mosse degli scacchi. Qui la protagonista è Elizabeth Armond, una ragazzina divenuta orfana per incidente, un accidente automobilistico della madre. Che se la madre si è suicidata, la figlia però si è sopravvissuta. Ok? Lei va in un orfanotrofio e grazie al custode di questo orfanotrofio diventa un'appassionata di scacchi. E in questo orfanotrofio davano delle pillole, tra cui un tranquillante, che lei la sera faceva un effetto molto molto particolare, cioè lei riusciva a vedere gli schemi degli scacchi, perché gli scacchi, se non erro, è un gioco anche molto a livello matematico, se non mi sbaglio. Lei era anche molto brava in matematica perché la madre, se non sbaglio, era laureata o insegnava matematica, quindi a rigor di logica, lei è un genio in matematica. Ma lo si vede subito, però non mi è piaciuta tanto questa cosa che non l'hanno approfondita, perché è così brava in matematica. Cioè andava più al dire trovatelo da solo il motivo. Allo spettatore la serie ti diceva trovatelo da solo il motivo perché è brava in matematica. E per una balena altra si viene a sapere che è brava in matematica, ma fine. Vediamo anche la sua crescita, quindi mano a mano negli episodi vediamo la sua crescita, come cresce d'età, come viene adottata, il suo primo riferimento a scuola, come va a scuola. Non si è fatta molto, cioè non è una classica serie da teenager, da ragazzi in generale, che parla o di amore, amore mio, cose, misteri, cose così. No, è semplicemente un gioco di una ragazza che gioca a scacchi. Perché lei praticamente è un genio negli scacchi, cioè riesce a vedere gli schemi e ha una mentalità che riesce a giocare perfettamente a scacchi, cioè a vincere facilmente. Scusate. Questa serie mi aveva preso subito da com'era. La regina degli scacchi mi intrigava il titolo. L'ho visto e mi è piaciuta, ripeto, mi è piaciuta tantissimo. La trama non è che sia tutto sto granché. Alla fine su certe cose era abbastanza prevedibile, cioè che appunto la mamma si è suicidata, i genitori divorziati, bla bla, una cosa abbastanza scontata, però che ha saputo dare nell'insieme una bella cosa. Il primo episodio parte con una partita in Francia contro, mi sono dimenticato il nome, Dorf, Dol, Gorlov. Borlov, Dorlog, Borlov, il campione mondiale di scacchi russo, ecco.
In sostanza, il campione mondiale di scacchi che è russo. Ecco. Inizia con la sua rivincita perché, appunto, vedendola crescere, ha fatto tornei nel Kentucky dove abita lei, San Francisco e così via, fino al campionato finale che era in Russia, dove lei è diventata la nuova campionessa del mondo di scacchi. Bellissimo, ripeto, come la sua crescita anche mentale, come è cresciuta, che si è, diciamo, è andata verso l'alcolismo, passatevi il termine, però nel complesso veramente anche a livello mentale ci stava, mi ha scombussolato un po', nel senso era molto, come possiamo dire, molto intellettuale come serie, ecco, intellettuale. Gli episodi durano all'incirca un'oretta, tranne due o tre che durano sui 50 minuti, ma niente di speciale. Cioè, sette episodi in sostanza in una giornata li finivi. In una giornata si finiscono tranquillamente. Io però mi sono divisi tra 2 giorni, ma va bene, potevo dividermi in due, ma ok. Che non avevo voglia di accendere il computer alle 11 e mezza di anzi a mezzanotte di sera, non c'avevo voglia di accenderlo e registrare, quindi mi sono dovuto dividere anche l'ultimo episodio per oggi, che appunto l'ho guardato e ripeto, mi è piaciuto tantissimo questa serie, la consiglio un sacco, è tra una delle mie, non top 5, ma è nella top 10 delle mie serie preferite di Netflix, originale Netflix ovviamente, o in generale delle mie serie TV preferite, in genere nella top 10, perché mi è piaciuta tantissimo, veramente tanto, ragazzi. E è ambientata nel 1960 all'incirca, quindi anche un po' retro come cosa, ma è questo anche che dà il fascino di questa serie, che non è nel 2020, nel 2010, cose con tutti i tecnologici, fa vedere anche l'avanzamento della moda e tutto, bellissimo. Veramente una serie molto, ma molto, ma molto bella. Non vi spoilerò altro. Vi ho spoilerato anche abbastanza cose, però va bene. Non vi spoilerò altro, non vi dico nient'altro, vi dico solo guardatela perché è fantastica, è da guardare assolutamente. Ragazzi, vi dico subito il mio voto che è un bel 8 pulito pulito. 8 pieno. Veramente ci sta tutta questa serie, veramente bella. Ripeto, non è al. Gli avrei dato di più se aveva ancora qualche cosa in più. Però quelle pecche, sia personali che avrei voluto vedere io, che nel complesso, che potevano essere benissimo evitate. Però come voto, penso che 8 sia più che giustificato, anzi, più giusto. Anzi, bello. Quindi, ragazzuoli, vi direi che per questo video è tutto. Mi raccomando, lasciate un pollice in su. Commentate e facendomi sapere se l'avete vista o la vedrete. Dopo questa recensione, condividete, iscrivetevi se non l'avete fatto, attivate la campana notifica per non perdere il mio nuovo fantastico video. Ovviamente seguitemi in Instagram, il link è sotto in descrizione, oltre ad altri link utili. Noi ci vediamo in un prossimo fantastico video. Picca picca a tutti e ciao ciao!